Buonasera a tutti, do il benvenuto ai primi partecipanti e ai primi collegamenti di questo importante webinar dedicato alle città d'arte e la crisi che anch'esse stanno attualmente vivendo, che è unita naturalmente alla crisi globale dovuta al Covid. E cercheremo di analizzare con degli esperti queste criticità, queste problematicità, con l'ottica di trovare anche delle soluzioni o avanzare delle proposte. E molti di voi in questo momento si stanno collegando, tra poco vi presenterò il nostro panel di esperti. Chiaramente il problema è particolarmente avvertito nelle regioni dove le grandi città d'arte sono conosciute in tutto il mondo o che fanno parte integrante di un sistema innanzitutto economico per le categorie, ma soprattutto del background, dell'eredità culturale di tutti gli abitanti. In questo caso abbiamo Firenze in primis, ma anche città come Pisa, Siena, Lucca presentano molto delle conseguenze. E quindi c'è da fare un'analisi attenta di questo fenomeno e cercare di correggere magari anche alcune idee non corrette che ci facciamo, ad esempio, del collegamento tra cultura, beni culturali, che sono innanzitutto da preservare, conservare e poi mettere a disposizione delle generazioni future, e turismo. E queste due categorie si intersecano in realtà in paesi come l'Italia, è praticamente inevitabile. Però bisogna che ciascuno di questi aspetti venga anche analizzato e pesato nel suo modo di essere, ad esempio la conservazione dei beni culturali e la loro fruibilità è sicuramente un aspetto molto, molto importante. Non mi dilungo oltre, mi presento brevemente per tutti quelli che sono collegati. Io sono Irene Galletti, attualmente vicepresidente della seconda commissione permanente in Regione Toscana, che comprende anche cultura e beni, beni culturali e monumentali, oltre che università, istruzione e turismo. E attualmente sono la candidata presidente per il Movimento 5 Stelle della Regione Toscana. E dopo questa brevissima presentazione io passo subito all'attività, alle cose più interessanti, diciamo, di questo incontro che facciamo, e faccio parlare gli esperti che vi presento brevemente e che molti di voi sicuramente conosceranno già di fama. Allora, innanzitutto il benvenuto e un ringraziamento per la sua partecipazione a Emanuele Masiello, che è innanzitutto architetto, esperto in tutela del patrimonio architettonico e urbano, e ci parlerà magari anche delle fragilità di questo patrimonio. Maria Rita Signorini, che rincontro anche lei volentieri come l'architetto Masiello, che è nel direttivo di Italia Nostra e che tutti noi conosciamo per il grande impegno che ha sempre profuso per Italia Nostra della Toscana e che continua a profondere. E le do anche a lei il benvenuto e la ringrazio per la partecipazione. Un altro gradito ritorno qui in Toscana, anche se virtuale, è Michela Montevecchi, con la quale più volte ci siamo sentiti per il bene della nostra regione, che rivedo con grandissimo piacere e in grande forma. Michela Montevecchi è nostra parlamentare, Movimento 5 Stelle, e vicepresidente della Commissione Cultura. Diciamo, condividiamo una vicepresidenza, anche se a livelli diversi. E ci ha visto insieme in molte battaglie. Quella di San Mezzano è una sicuramente delle più agguerrite. E ultima, last but not least, Orietta Vanin, parlamentare del Movimento 5 Stelle, anche lei in Commissione Cultura. Quindi abbiamo un panel, un board di tutto rispetto e che ci parlerà di molte cose interessanti e sicuramente ci darà lo spunto per tutta una serie di riflessioni che sono fondamentali non soltanto. Questo momento di crisi, ma anche se vogliamo, guardi, questa crisi ci ha costretto a rivederci molte delle nostre visioni sul mondo, e sicuramente questo, le città d'arte, il loro futuro, il loro presente sono una parte fondamentale, perché sono profondamente dentro la nostra cultura, dentro la realtà dell'Italia. Quindi un saluto a tutti, di nuovo un benvenuto a tutti i partecipanti, a tutti coloro che ci seguono.
e a Silvia Noferi che ci ha aiutato a organizzare questo evento sicuramente, nostra facilitatrice e candidata al Collegio di Firenze 1. A voi la parola, un saluto appunto che vorrà fare la nostra Silvia e poi per dare la parola a tutti i nostri esperti. Sì, buonasera a tutti. Io ringrazio i relatori e anche Irene Galletti, la nostra candidata presidente per le prossime elezioni regionali. A Firenze il problema post-Covid, con tutte le sue conseguenze, è particolarmente sentito, come un po' in tutte le città d'arte che avevano puntato soprattutto sul turismo di massa. Adesso la nostra città, io parlo stamani, ho fatto un sopralluogo in città, ci sono molti negozi storici che sono ancora chiusi, pochi turisti, pochi clienti nei ristoranti, ma soprattutto sta nascendo un fenomeno nuovo, che è quello della, cioè, nuovo, quantomeno si è ancora più accentuato rispetto a prima, che è quello della movida molesta. Sembra che quasi dopo questo periodo di lockdown le città siano ormai diventate preda di un battaglione di persone che pensa di poter fare quello che vuole, di vivere senza freni e soprattutto senza il rispetto per gli altri. E ci stiamo rendendo conto purtroppo che questo problema della movida si interseca grandemente nelle nostre città con la mancanza del turismo internazionale, perché mancando il turismo internazionale, mancando anche i residenti, le città non vivono più, non c'è niente che le alimenti. Quindi secondo me è importante affrontare queste criticità con una visione di insieme, non soltanto riguardo al turismo di massa che non c'è più, ma anche pensando a come vogliamo che siano le nostre città da ora in avanti, perché come ho più volte detto, questa crisi può essere un'opportunità per cambiare, ma cambiare in meglio. E ora lascerei la parola ovviamente ai nostri esperti che ne sanno più di me e li ascolterò con molto piacere. Ora dovrebbe parlare Maria Rita Signorini, nella scaletta. Ci sei? Allora, intanto è di stamani la notizia che è arrivata a NAPEC, per cui il nostro ricorso al Consiglio di Stato presentato da Italia Nostra Nazionale contro la variante urbanistica, l'articolo 13 del regolamento urbanistico della città di Firenze, che ha fatto tanto parlare soprattutto l'anno scorso per il blocco dei cantieri, tutti voi ne avrete sentito parlare, immagino ci sono stati veramente mesi e mesi di polemiche sui giornali perché ha dato la colpa a Italia Nostra del fatto che abbiamo fatto un ricorso che avrebbe bloccato la cementificazione della città. Che cosa è successo? Che praticamente con questa variante del 15 ottobre 2018 si è introdotta la categoria della ristrutturazione edilizia, laddove per il centro storico di Firenze era invece solo prevista la categoria del restauro conservativo e del risanamento. Questa cosa è stata fatta ovviamente in funzione del turismo di massa che ha visto in pochi anni l'istituzione nel solo centro storico di 18.000 Airbnb. Allora, consideriamo che già nel 2016 la città, perdetta di conteggi fatti dal comune di Firenze, annoverava 18.000 abitanti, esattamente quanto il numero di B&B presenti nel centro storico. Si parla ovviamente del centro UNESCO, quindi. Con la consegna delle mascherine da parte della Misericordia, gli abitanti del centro storico sono 10.000. È evidente che una cosa del genere ha portato alla distruzione della città per come si intendeva prima.
Io abito al Galluzzo, sulle colline, sulla prima cerchia delle colline di Firenze, e nonostante tutto, cioè il borgo, diciamo il piccolo centro storico, ha sempre funzionato anche durante il periodo del Covid, perché c'era, la gente ci abita, quindi fa la spesa, va in farmacia, va in libreria, fa la benzina, eccetera, eccetera. Il centro storico è stato un disastro fin dall'inizio del Covid. Perché? Perché la città è fantasma, è abitata da nessuno. Questo è successo anche a Venezia, tant'è che l'ennesimo referendum per scorporare, e qui mi rivolgo a Vanin, che conosce molto bene la questione, sempre come Italia Nostra abbiamo cercato di far passare un referendum per scorporare la città di Venezia da Mestre. E anche in questo caso il referendum non ha dato l'esito che noi si sperava. Perché? Perché i cittadini non ci sono più. Cioè a Venezia sono, credo, 30.000 abitanti di Venezia. E quindi lo spopolamento di questi centri storici è la causa della loro morte. Perché se noi leviamo i ragazzi che vivono in centro perché partecipano ai corsi universitari, perché gli stranieri vengono per frequentare le nostre università, e non ci sono più i corsi universitari, se non ci sono più turisti e non c'è più il terziario che lavora nei ristoranti, negli alberghi, eccetera, è evidente che la città muore. E questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Io in questi ultimi mesi sono andata, appena è stato possibile muoversi, sono andata in giro per le città della Toscana. Ho visto Arezzo, ho visto Siena, ho visto Lucca, ho visto Pistoia. Insomma, le città piccole che ancora hanno un numero di residenti decente, sopravvivono molto meglio del centro fiorentino, che fa veramente rabbrividire. Perché fa rabbrividire? Perché non ci sono più gli abitanti, e quindi la città, luogo, il centro delle città, luogo di incontri, non esiste più. E questo purtroppo non è dovuto al Covid, è dovuto a un investimento assolutamente sbagliato, una visione politica assolutamente miope, che ha prediletto la città vetrina contro la città dei cittadini. E questo noi, sono veramente tanti anni che si dice, pensate che sono sparite 200 botteghe storiche in pochi anni. Abbiamo visto gli studi fatti dall'Università di Firenze, che hanno recensito tutte le botteghe storiche, che sono assolutamente... sono state chiuse, e ora sono pochissime, si contano veramente entro le 50 botteghe storiche. Quindi questa è una perdita di valore assoluto. L'altra questione è stata l'uso che si fa dei luoghi della cultura. Penso per esempio alla Galleria degli Uffizi, alla Galleria dell'Accademia. Cioè, è dell'altro giorno, per esempio, la notizia che Heike Schmidt ha accolto Chiara Ferragni in pompa magna agli Uffizi per fargli vedere la galleria, che è la prima in Italia per numero, era la prima in Italia per numero di biglietti e di frequentazioni dei turisti, e anche insomma degli italiani, diciamo. Allora, non si può pensare che questi che sono promoter culturali, cioè che possono avere comunque un peso per il loro parere anche sulle giovani generazioni, vengano portati agli Uffizi, che sono stati, le cui sale sono state stravolte per prediligere un tipo di messaggio che vede solo nella visione di Botticelli, solo in Michelangelo, i suoi campioni. Allora, io ho lavorato agli Uffizi per 25 anni
Quando c'era il professor Natali, direttore degli Uffizi, tutte queste sale sono state allestite con un percorso che portasse dalla scuola alle botteghe fino ai vertici, cioè per esempio parlo della sala di Michelangelo e dei Fiorentini, che è stata molto apprezzata quando è stata allestita con un percorso che ci portava a vedere come nascevano questi geni. Adesso questa sala è stata smontata completamente. Perché? Perché ci si adatta al profilo più basso, cioè alla visione di pochi capolavori, ignorando che i capolavori sono frutto di tutta una preparazione, appunto, di botteghe dove le idee si scambiavano e di concetti che venivano assolutamente condivisi da tutti gli artisti che nel Rinascimento abitavano a Firenze, gente che si incontrava per strada, Leonardo, Michelangelo, Botticelli, Jacopo del Sellaio, Filippino Lippi, Ghirlandaio, cioè non esiste l'opera unica del genio, e questo è molto preoccupante. Infatti quello che è uscito l'altro giorno su Cultura Commestibile, questo articolo di Antonio Natali, diceva, io direi a Chiara Ferragni, al suo compagno, che vengono descritti come persone di grande sensibilità, di andare a vedere il Cenacolo di Andrea del Sarto, per esempio, invece che andare a vedere degli Uffizi che sono stati completamente piegati a logiche di consumo culturale che non sono certo all'altezza della galleria più famosa d'Italia, ecco. Perché se la cultura deve promuovere, deve formare le coscienze, allora bisogna cominciare veramente dal basso ed educare i ragazzi a capire che non esistono, che non esistono solo i capolavori, ma che quelli sono frutto di tutto una preparazione. Ecco, questo è uno spunto di riflessione che vorrei lanciare. Tra l'altro, il percorso magico fiorentino non è mai andato da oltre Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria dell'Accademia, San Marco. Quindi anche questo è un segno dell'abbrutimento, diciamo, della volgarizzazione della promozione culturale di una città che ha tantissimo da offrire. Del resto poi si può pensare che si sta stravolgendo completamente la caserma di Costa San Giorgio per farci un resort a 5 stelle che non si capisce chi ne fruirà di questo resort. In Costa San Giorgio si sta facendo questa trasformazione, ignorando completamente le convenzioni di Faro e la convenzione di Aros, che prevede che la partecipazione dei cittadini in trasformazioni così importanti del proprio territorio sia ben presente. Allora, qui si tratta anche proprio di calpestare delle convenzioni che finora sono state per tanti versi un faro, appunto, nel come i cittadini possano intervenire nei processi di trasformazione delle proprie città. Quindi lancerei anche questo approfondimento su processi di mancata partecipazione democratica che allontanano sempre di più i cittadini da Firenze, e penso che anche in altri luoghi della Toscana succeda un po' lo stesso. Ecco. Non sono processi quelli che stanno succedendo ora. Abbiamo visto, per esempio, l'altro giorno l'attacco di Italia Viva alla legge dell'Anna Marson,
che è una legge straordinaria, insomma, una dei primi piani paesaggistici che d'Italia che hanno finora comunque cercato di tutelare tutta la nostra regione e soprattutto i nostri paesaggi. Allora, abbiamo visto come il processo di semplificazione vada per l'esclusione del procedimento di VIA da tutte le grandi opere, quindi anche quello ci preoccupa moltissimo. Non vorremmo che semplificazione volesse dire bomba libero tutti. Ecco, quindi l'attacco che si sta vedendo ai nostri beni culturali, al nostro paesaggio, con questa vecchia politica delle infrastrutture in tutti, cioè senza se, senza ma, cioè si deve continuare a fare strade, tranvie, TAV, terze corsie, e mose e quant'altro. Insomma, non è cambiato niente con il Covid, cioè ci sembra una cosa veramente preoccupante. Cioè il Covid è stato un momento assolutamente di crisi, ma che può diventare un'opportunità solo se la sappiamo cogliere. Se ancora pensiamo con le vecchie logiche, non si potrà andare da nessuna parte. Io mi fermerei qui, poi semmai potrei anche intervenire in seguito se ci fosse qualche domanda. Hai risparmiato ben 3 minuti e mezzo sul tempo che avevi a disposizione. Per questo ti ringrazio e informo anche quelli che sono arrivati dopo che Maria Rita non aveva il video attivato perché ha dei problemi di connessione, non trovandosi a casa o nel suo studio, ma all'aperto. E per questo io la ringrazio e le volevo fare una domanda subito, perché ha iniziato dicendo: stamani è arrivata la notizia del ricorso che abbiamo fatto, ma non ci ha detto come è andata. Allora forse avete perso una battuta, perché io non ero sicura che si sentisse molto bene. Comunque, no, è arrivata la notizia che è stata fissata la sospensiva per il 10 settembre alle ore 9. Noi abbiamo chiesto la sospensiva di questo articolo 13, no, di questa variante, perché il Comune di Firenze aveva chiesto una proroga del regolamento urbanistico fino ad agosto, dopodiché la Regione l'ha prorogata per un anno intero. Quindi noi, nonostante penda il giudizio al Consiglio di Stato, praticamente abbiamo un regime di proroga fino all'anno prossimo, in cui cosa che potrebbe permettere di fare qualsiasi ristrutturazione nel centro storico, anche se pende al Consiglio di Stato il nostro ricorso. Quindi noi abbiamo chiesto la sospensiva avendo fatto ricorso al Consiglio di Stato, e ci hanno detto stamattina che la sospensiva è stata fissata per il 10 settembre alle ore 9. Ecco, tutto qui. Era una notizia, diciamo, che comunque dell'ultima ora, quindi mi piaceva darvela. Noi siamo molto molto preoccupati di quello che può succedere anche proprio con questo decreto semplificazione. Ecco, non vogliamo che semplificazione voglia dire da ora in poi si fa tutto, ecco, perché comunque noi il ricorso l'abbiamo fatto e pretendiamo che venga, non è certamente retroattivo, no? Perché il decreto semplificazione è di ora, quindi loro devono darci una risposta su quello che noi abbiamo presentato a suo tempo, cioè già l'anno scorso al TAR e poi quest'anno di nuovo, un mese fa mi pare, si è ripresentato al Consiglio di Stato, perché il TAR ci aveva dato ragione, aveva detto sì, c'è il fumus bonis iuris, che vuol dire va approfondito l'analisi di questo ricorso, perché ci sono dei buoni motivi impugnati dall'Associazione Italia Nostra per dire che non si può fare in questa maniera la ristrutturazione al posto del restauro conservativo, che è la legge cardine di tutti i centri storici italiani da molti anni. Ecco, quindi questa variante ha scardinato un principio che
che governava la buona gestione dei centri storici, la buona architettura, diciamo, i buoni interventi. Sì, ricordo molto bene questa delibera perché era ancora in consiglio comunale e abbiamo studiato approfonditamente in commissione urbanistica gli effetti che poteva avere, perché il comune di Firenze è stato forse l'unico in Italia a portare avanti questo progetto per permettere le ristrutturazioni sui palazzi storici che arrivavano addirittura a modificare tutta l'orditura interna dei palazzi storici al di fuori, ad eccezione dell'androne, mi sembra, e delle scale. E poi potevano buttare giù tutto, una cosa pazzesca, per cui il vostro ricorso è stato fondamentale. E ti ringrazio anche per aver centrato il problema, perché è quello che preoccupa un po' tutti, l'attacco anche di Italia Viva alla legge Marson, che è una legge eccezionale per la tutela del nostro territorio, e anche l'articolo 50 del decreto semplificazioni, che però vi anticipo un po', forse non lo dovrei dire, ma il Movimento 5 Stelle sta preparando un emendamento da discutere in commissione su questo articolo 50. In questi giorni i nostri telefoni, come facilitatori, come e anche portavoce del Movimento 5 Stelle, praticamente sono letteralmente impazziti. Lasciamo adesso la parola alla nostra senatrice Michela Montevecchi, che ha dei problemi di orario, per cui le chiedo di smutare, eccola, e io mi silenzio. Allora, buon pomeriggio a tutti. Chiaramente io condivido pienamente, scusate questa luce terrificante, ma insomma... condivido quanto ha detto Maria Rita Signorini, con la quale insomma ormai ci confrontiamo e abbiamo anche condiviso battaglie comuni anche in Toscana, una di queste per la badia di Settimo San Salvatore, e dunque non starò a ripetere, perché lei ha già detto molto e ha già illustrato bene un po' la cornice entro la quale si inserisce il nostro discorso. Io vorrei solo aggiungere che chiaramente quando parliamo di centri storici dobbiamo anche un attimo scindere tra la condizione delle grandi città d'arte, che sono state oggetto di politiche di turismo di massa, e invece i centri storici di tutta quella parte di borghi che vivono in stato di abbandono e che soffrono quindi dall'altra parte del problema opposto, oppure dell'abbandono. Partirò da quello che è il tema di questo nostro webinar, ovvero le città d'arte. E vorrei aggiungere un elemento anche di discussione a questo, perché molto spesso quando si parla di problemi dei centri storici delle città d'arte, chiaramente si pensa a quelle che sono le nostre grandi mete attrattrici del turismo di massa, no? Quindi si pensa a Venezia, Firenze, Roma e Napoli. Però i centri storici vivono anche un altro problema in altre città meno sospette. Nella mia Bologna, per esempio, il problema legato alla tutela, alla conservazione, dunque anche a una sua testimonianza storica e identitaria del centro storico, è dovuto non tanto alla conservazione, diciamo, del contenitore, e quindi alla conservazione dell'aspetto esterno, quanto piuttosto allo svuotamento interno di questi manufatti architettonici e di pregio chiaramente artistico e storico, per via di destinazioni d'uso che poi ne compromettono la vita in quanto tali. Quindi c'è anche questo aspetto che ve lo dico perché io l'ho scoperto, e adesso poi arriverò anche a una parte del mio intervento, l'ho scoperto adottando un disegno di legge al quale hanno lavorato varie associazioni che da moltissimi anni sono impegnate nel campo della tutela e della conservazione del nostro patrimonio artistico, architettonico e più in generale anche culturale. Poiché mi sono ritrovata a Bologna appunto tra le città citate quale esempio
di città che avrebbe bisogno di una legge di questo tipo, che tra poco vi illustrerò. Ecco, quindi questo per dirvi che quindi il tema è complesso e anche degli aspetti subdoli, cioè meno evidenti rispetto a quelli a cui noi siamo abituati quando pensiamo alle grandi città d'arte, sommerse, soffocate, violentate da queste dinamiche di turismo di massa che ormai non è più sostenibile e che, come diceva bene Maria Rita, nel periodo dell'emergenza hanno fatto emergere la drammaticità di queste politiche perpetrate da decenni, non solo perché ci hanno restituito una fotografia di centri storici desertificati, omologati, ma non desertificati a causa dell'ovvia mancanza di persone per via della quarantena, ma proprio desertificati di residenzialità. E io ve lo posso dire perché sono testimone in prima persona. Io a Roma, per motivi di lavoro, abito nel centro storico. Nella mia Bologna abito in una zona di prima periferia e vi posso assicurare che io nella mia Bologna, in una zona di prima periferia, nonostante la quarantena, avevo la sensazione di vivere in mezzo, cioè quindi immersa in un tessuto sociale che come me stava affrontando questo periodo particolarmente difficile. Quando tutte le settimane mi recavo a Roma, perché chiaramente il Parlamento, che ne dicesse una certa propaganda politica, non ha mai smesso di lavorare, e lo si è visto poi nell'emanazione dei vari decreti, io abitando nel centro storico mi sono ritrovata quale unica residente di una palazzina, di una intera palazzina. Perché? E intorno a me io sentivo raramente i rumori tipici della vita quotidiana di un'area in cui c'è una sua residenzialità normale, insomma, di persone che ci vivono normalmente, ma che non ci vivono unicamente perché sono turisti di passaggio. E questa cosa vi posso assicurare che, al di là chiaramente dell'effetto psicologico, ha avuto anche degli effetti chiaramente sulla sicurezza, perché quando tu poi ti ritrovi a dover rientrare dal tuo luogo di lavoro in un centro storico completamente desertificato e non senti neanche attività umana intorno a te, è chiaro che poi iniziano problemi per la sicurezza non solo delle persone, ma nel lungo periodo, come diceva Silvia, diventa poi un problema anche di tutela e custodia. Perché? Perché in mancanza di una residenzialità che si fa anche tutrice e controllore anche, no, della tutela del luogo in cui vive, è chiaro che poi possono aumentare quei fenomeni anche di mancanza di rispetto e di danno a un bene che è pubblico, un bene culturale pubblico, un bene comune. Nella fase di allentamento noi abbiamo visto un certo rianimarsi dei centri storici dovuto a che cosa? Chiaramente a una maggiore apertura delle attività commerciali e produttive, al fatto che le persone hanno iniziato in parte a recarsi sui luoghi di lavoro, ma poi, finiti gli orari, diciamo, della maggioranza delle attività commerciali e produttive degli uffici, questi centri storici, tranne alcune zone interessate poi da quella movida di cui parla Silvia, sono ritornati ad essere come dei grandi parchi tematici da cui se ne vanno i lavoratori e quindi si ritrovano di nuovo immersi nel silenzio totale e nel deserto totale. Questo anche quindi con delle gravi ripercussioni da un punto di vista economico, perché tutti questi centri storici sono stati poi ridisegnati in funzione di una strategia economica tesa al turismo massificato e oggi chiaramente c'è anche un risvolto economico legato al fatto che chiaramente quando tu ti trovi in un centro storico in cui le maggiori attività commerciali sono legate alle grandi catene globali, è chiaro che vivono di turismo essenzialmente e sono impostate. Se c'è anche un problema sociale. Non se li metti così, né se li metti così. Sono le politiche. Questo ragazzo è un intenditore di Maria Pesta. Chi è che sta parlando?
sono le politiche di turismo di massa che hanno, come dire, depauperato i nostri centri storici di quella residenzialità che da sempre fa del centro storico un momento anche di condivisione democratica degli spazi, un momento di incontro, di confronto, di conservazione della nostra memoria, delle nostre testimonianze storiche. Ora, in tempi non sospetti, il Movimento 5 Stelle ha adottato un disegno di legge che è frutto di un lavoro che generosamente appartenenti illustri alle associazioni come Italia Nostra, come la Bianchi Bandinelli, che da sempre si hanno la loro attività, diciamo, si battono per la tutela del nostro patrimonio, ecco, hanno messo generosamente a disposizione le loro elevatissime competenze, la loro preziosa esperienza, e hanno elaborato questo disegno di legge che hanno generosamente messo a disposizione di tutte le forze politiche per essere adottato. Il Movimento 5 Stelle lo ha adottato per primo, dopodiché è stato adottato alla Camera dall'onorevole Stefano Fassina, con il quale adesso io entrerò in contatto perché chiaramente c'è la necessità di promuovere e di comunicare questo disegno di legge come merita. E che cosa fa questo disegno di legge? Che cosa propone? Propone delle cose molto, è un disegno di legge molto innovativo, perché innanzitutto propone di considerare i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi come un bene culturale d'insieme, quindi di richiederne la tutela nel suo complesso, laddove quindi si introduce, come dire, il principio anche per il centro storico, e poi qui magari gli esperti mi bacchetteranno se non utilizzo i termini esatti, come un insieme che va tutelato ed è tale, e la sua importanza è tale proprio perché tutti gli elementi rappresentano nella loro correlazione, nella loro interlocuzione, un bene storico nel suo complesso di una importanza tale che va conservata e tutelata. E questa è la prima novità, perché in realtà, diciamo, tutti i manufatti di pregio artistico e storico che sono interessati da tutela anche all'interno delle nostre città d'arte, in questo momento, come dire, godono di una tutela singola, particolare, dedicata, ma ancora non c'è il concetto di bene del centro storico come bene da tutelare nel suo complesso, così perché ogni elemento lo rende tale. L'altro aspetto di questo disegno di legge molto interessante è questo, che è anche uno dei principali obiettivi, ed è per questo che ve ne parlo, è la tutela dell'insediamento urbano storico e la richiesta che come dire, sia realizzato un piano pluriennale per ristabilire un certo, una certa quantità e un certo tipo di residenzialità all'interno dei centri storici delle nostre città d'arte. E questo per tutte le ragioni che elencava con puntualità e precisione Maria Rita Signorini nel suo intervento. E questo si ricollega poi a quello che vi dicevo anche sulle destinazioni d'uso.
perché anche questo si ricollega molto con il discorso della tutela. Prima Maria Rita parlava appunto di, dei B&B e quindi di questa proliferazione di case vacanze e comunque di immobili destinati al turismo, laddove invece appunto c'è bisogno di ristabilire una residenzialità. Quindi questo disegno di legge, a nostro avviso, anche se adottato in tempi non sospetti, adesso avrebbe bisogno di essere promosso, comunicato, bisognerebbe fare molta informazione anche tra la cittadinanza, perché è chiaro che tutto il nostro discorso si scontra con un trend che è quello della monetizzazione. E allora io voglio concludere il mio intervento dicendo che c'è bisogno di mettere a punto delle politiche, come dire, di ampio respiro e che prevedano, come il piano previsto da questo disegno di legge, un percorso pluriennale, perché è chiaro che non è che dall'oggi al domani tu cambi un paradigma. Però per avere una pubblica opinione che ti segua su questo terreno, tu devi parallelamente rinforzare tutti i percorsi all'interno della scuola che promuovano la sensibilità, la conoscenza innanzitutto di quello che è il nostro patrimonio artistico, ma anche paesaggistico, che promuovano la conoscenza innanzitutto anche delle professioni della tutela e della conservazione, e che quindi promuovano una sensibilità, grazie a questa conoscenza, nei confronti dei temi della tutela e della conservazione e anche delle professioni legate a questo aspetto così importante, perché solo così poi tu avrai una massa critica e un'opinione che ti seguirà su questo terreno. Perché altrimenti il timore che io ho è che, andando avanti nel tempo, questi temi diventino sempre più una preoccupazione di pochi, laddove una comunità di cittadini non si rende conto del danno che sta subendo perché non ne ha la piena consapevolezza. Quindi io vi saluto con questo, cioè da un lato delle politiche che tendano a una nuova anche visione del centro storico, che tendano a promuovere politiche di turismo diffuso, e qui torniamo a quel secondo aspetto anche dei borghi abbandonati, perché tu più promuovi turismo diffuso, più potenzi le infrastrutture per raggiungere questi luoghi, sempre nel rispetto del paesaggio, perché poi sappiamo che anche questo discorso è un'arma a doppio taglio ed è un giano bifronte. E quindi più tu recuperi e quindi alleggerisci i centri storici, rilanci altre aree del paese e in parallelo vai avanti con dei programmi di conoscenza vera del nostro patrimonio e delle sue professioni all'interno delle scuole. Spero di essere stata nei tempi. Fantastica, un minuto e 40 salvato. Mi fa molto piacere questo disegno di legge che ci hai accennato, perché questa visione olistica dei centri storici è fondamentale. Io mi sono sempre battuta per questo, perché Firenze non è solo una città vetrina, deve essere una città viva, e noi non dobbiamo vendere soltanto i selfie ai turisti, ma quello che siamo, l'atmosfera che si respira. Qui hanno vissuto grandissimi personaggi, grandi poeti, architetti, hanno fatto la storia dell'umanità, e questo si respira ancora oggi, se si vuole. È questo che noi dobbiamo recuperare, una visione olistica dei centri storici. E come dicevi tu giustamente, Michela, anche alleggerire il peso del turismo dalle città più famose per diffonderlo nei centri storici minori.
E questo credo sia essenziale, perché oggi a Firenze, come anche in altre città, tra cui ci parlerà tra poco Orietta, Vanin, Venezia è al primo posto, questo turismo di cui temiamo tutti il ritorno in quelle dosi, cannibalizza le città e le consuma, le avvilisce, le fa morire nella loro essenza. Se mi permetti una battuta, a mio modesto avviso dovremmo anche uscire un po' da questa definizione di centri minori, perché come ci ha spiegato bene prima Maria Rita, che cosa si intende per minore? Cioè anche laddove c'è il genio e il talento globalmente riconosciuto, in realtà poi tutte queste persone interloquivano, si osservavano, contaminavano, influenzavano reciprocamente, e noi siamo pieni di grandi tesori e di un grandissimo patrimonio diffuso su tutto il paese, che è considerato minore solo perché non è investito della stessa strategia comunicativa potente di cui sono investiti a altri, altri pezzi, altri gioielli, altri beni del nostro patrimonio. Quindi anche questo minore e maggiore, poi sai, dipende anche dal metro di valutazione che tu utilizzi, perché per un piccolo centro il proprio bene affettivamente ha un valore con il metro dell'affettività che è sicuramente paragonabile a quello che nutrono i cittadini di una grande città d'arte globalmente riconosciuta verso il proprio di patrimonio. Quindi dovremmo un po' uscire anche da questa dualità e iniziare un po' a dire che tutta l'Italia è seminata di un patrimonio che merita di essere conosciuto. Non certo. So se mi spiego. Sono la prima ad augurarmi che diventino tutti centri storici maggiori, diciamo così, perché così almeno è un destino che si divide un po' con gli altri, perché ecco, questo me lo auguro dal profondo del cuore. E niente, ti ringrazio Michela per il tuo intervento, che è sempre veramente entusiasmante e riempie il cuore, ecco, a noi che siamo degli amanti dell'arte, dei nostri patrimoni culturali. Io ora lascerei la parola alla senatrice Vanin, che viene da Venezia, già abbiamo sentito prima nella fase iniziale dire delle cose molto interessanti. A te, Orietta. Grazie, un caro saluto a tutti. Ciao Michela, Maria Rita, ci ritroviamo e ci vediamo quanto prima. Però io non voglio partire da Venezia adesso, vi voglio raccontare di una piccola storia. Io ieri ero a Castelfranco Veneto, qualcuno forse che sa dov'è Castelfranco Veneto, comunque è vicino a Treviso, un posto bellissimo, tra i più belli tra i nostri paesi, una cittadina costruita all'interno del castello e proprio intorno alle mura del castello, è patria di Giorgione, e da lì Giorgione parte per arrivare a Venezia, dove diventerà il grande Giorgione che tutti conosciamo. Bene, ero lì per la presentazione del nostro candidato sindaco e ho fatto il percorso sotto i portici che ci sono tutto intorno alle mura del castello, quindi sostanzialmente un piccolo percorso. Io ricordavo le Madonne, le edicole, che erano state affrescate e appese nell'arco del portico, che cadenzavano proprio il percorso dei cittadini che andavano a fare la passeggiata sotto i portici di Castelfranco. Bene, sono sparite tutte. Sono sparite perché sono state o asportate, o sono state scalpellate, o sono state ridipinte. E questo che cosa significa? E perché ve lo segnalo? Perché la poca attenzione al territorio,
ovviamente, parte dall'ente locale. E il piccolo ente locale, dove, che non ha la sensibilità, che non ha gli strumenti culturali per capire il valore di questi beni straordinari, qui stiamo parlando di affreschi che risalivano al 600, 700, delle edicole delle Madonne in legno, bellissime, arte povera, arte minore cosiddetta, ma in realtà non lo è, come diceva appunto Michela, la distinzione tra minore e maggiore è molto anacronistica ormai. Ma per dire che cosa? Per dire appunto quanto importante siano le scelte della politica a livello locale quindi come comune, a livello locale quindi come regione, e quindi gli indirizzi della politica che a livello regionale si prenderanno. Mi allargo il mio focus. E perché mi ricollego alla mia regione? Io vivo nel Veneto, sono vicino a Venezia. E vi stavo raccontando, quando ci siamo sentiti all'inizio di questa videoconferenza, un po' che cosa sta succedendo a Venezia, che non è altro che al massimo esponente di ciò che sta accadendo in Italia. Venezia con il Covid si è svuotata ed è stato un momento magico, bellissimo, bellissimo, assolutamente, una città vivibile, una città... dove i silenzi erano pieni del rumore dell'acqua, dove sentivi i bambini giocare nelle calli, dove vedevi veramente l'anima della città. Però è un'economia che è andata completamente in crisi, dove si è voluto concedere negli anni che la residenzialità si spostasse tutta in terraferma, noi la chiamiamo terraferma, è l'area ovviamente dopo il ponte, dopo la laguna, quindi una grande periferia che è stata snaturata anche lì, demolendo un centro storico che aveva Mestre, perché Mestre aveva il suo castello, eccetera, eccetera, e dove per Venezia si è voluto dare spazio al turismo di massa e al turismo degli appartamenti turistici, eccetera, eccetera. Quindi ciò che raccontava prima Maria Rita è estremamente vero. Questo è diventato un problema anche per la mia città, ma non solo, le isole e le scelte, quindi, di poi mettere all'asta, vendere i beni demaniali da parte dell'ente locale, ma ancora di più, quindi non regolamentare ad esempio le affittanze ha fatto sì che i veneziani si trasferissero e vivessero di quel reddito, e che quindi venire a mancare è diventato un problema economico non da poco. Allora, sotto questo profilo io ho presentato una proposta di legge proprio per regolamentare le affittanze turistiche, condividendo con delle associazioni e con la consigliera comunale che ne si è fatta portavoce, abbiamo cercato di costruire un testo che permettesse un grande equilibrio in questo senso da perfezionare, ma non importa, dobbiamo affrontare l'argomento. Dobbiamo affrontare l'argomento quindi anche della gestione del patrimonio immobile privato. Questo è il punto, è uno dei punti importanti. E perché? Perché altrimenti non abbiamo più residenti. Non abbiamo residenti. Mancando i residenti, come si è già detto, vengono a morire tutte quelle attività, tutte quelle economie integrate tra loro che fanno di una città una città. E Venezia sta diventando, purtroppo, e diventerà, noi la chiamiamo Veneland. Se non si sceglie un progetto e una pianificazione, un progetto strategico del turismo in Italia per farlo diventare reddito intanto, ma anche un turismo di qualità pianificato e gestito, ovviamente non andremo da nessuna parte. E allora quali sono le interconnessioni, le scelte dell'urbanistica, le scelte quindi della pianificazione sociale? Si intrecciano su questo tema tantissime condizioni e situazioni, ma che partono sì dalla, come possiamo dire, dalla visione che ne ha lo Stato, ma che si declinano poi attraverso le scelte della politica locale, che sono determinanti.
assolutamente determinanti. Noi abbiamo grossi problemi per le scelte che, ad esempio, si vuole fare in città, a Venezia, sulle grandi navi. E lo sappiamo, lo sapete. Abbiamo grossi problemi anche per le decisioni della regione che interviene autorizzando, non entro in merito, ma mille situazioni che sono ovviamente esattamente dal lato opposto della nostra visione. Ma finché si considererà l'unica economia possibile quella del turismo di massa e non si integreranno visioni diverse e quindi di pianificazione, di qualità, di modalità di recezione controllata e controllabile, non andremo da nessuna parte. Allora lo sforzo importante che noi stiamo facendo a livello nazionale è quello di avere dei testi, delle leggi importanti che diano un indirizzo chiaro, molto semplice. Io ho presentato anche un'altra proposta di legge sulla tutela dei siti UNESCO. I siti UNESCO purtroppo vengono utilizzati, al di là della normativa che ne prevede la tutela, fino a questo momento anche per depositi di carburante. All'interno della laguna noi ci troviamo, ad esempio a Chioggia, un deposito di carburante GPL a 300 metri dalle case da un centro storico. Allora, sono scelte importanti che devono avere un chiaro indirizzo, una norma precisa e rigorosa a livello nazionale, ma poi devono avere le loro declinazioni e attuazioni, ovviamente, a livello locale. E dal mio punto di vista, regione e comune ha una grossissima responsabilità in questo. È difficile prevedere il futuro. Il Covid ha cambiato le prospettive. Nessuno di noi era preparato a gestire una situazione come questa. È altrettanto vero però che bisogna riconoscere che l'Italia e gli italiani hanno veramente dato quello che era possibile dare, con più o meno risultati, regioni che hanno avuto più o meno situazioni critiche, non voglio entrare nelle polemiche politiche, non è il caso, non mi interessa, però ora dobbiamo gestire con grande oculatezza gli investimenti e le risorse che abbiamo a disposizione, pianificando un futuro per le nostre città d'arte, i nostri centri urbani storici, veramente importante. Non dico blindarli, vanno blindati, vanno tutelati con una visione della conservazione veramente efficace. E qui il lavoro del Parlamento deve essere in prima linea, condiviso da tutti, tutte le forze politiche, anche se in realtà sappiamo che è molto, molto difficile. Torno un attimo su Venezia, faccio riferimento a ciò che diceva Maria Rita, che non so se mi sente. Noi abbiamo provato. Ti sento, anzi, apprezzo moltissimo, sta venendo fuori un bellissimo webinar, veramente, ragazze, vi ringrazio dal profondo del cuore. Grazie a te, ci hai insegnato molto. E io ti ringrazio per aver detto che noi abbiamo provato in tutti i modi a portare avanti un referendum su Venezia e Mestre che aveva l'obiettivo proprio di tutelare in maniera seria e rigorosa la città di Venezia. Non voleva essere uno strappo, come posso dire, sentimentale o una speculazione, tutt'altro. Nella nostra visione il Movimento 5 Stelle ha tuttora una visione molto chiara. Venezia va tutelata esattamente come tutte le città storiche, però con una caratteristica in più: la sua formazione geologica e geografica, insomma, non le permette una cosa diversa assolutamente. E quindi tutte quelle infrastrutture altamente invasive come il MOSE, ad esempio, mi permetto di dire, in questo caso, parlo del MOSE, deve essere finito, perché indietro non si torna, ma va anche gestito in una maniera più oculata e più importante, perché non devasti la laguna. E questo è il nostro problema.
Allora, lasciarlo, abbandonarlo non era possibile. Va finito, va testato. Dobbiamo assolutamente avere un periodo lungo di osservazione, di stretta osservazione di ciò che succederà nella laguna, perché cambieranno i flussi delle maree, cambierà veramente la morfologia della laguna. E quindi l'impegno dello Stato, della nazione, ma io direi anche del mondo intero su Venezia, la visione che tutti hanno, deve essere veramente molto molto attento. È un'opera che a mio avviso non ci doveva essere, io lo dico con grande franchezza. Indietro non si può andare, bisogna andare avanti, finirlo, ripeto, con lo strazio nel cuore, ma soprattutto bisognerà gestirlo bene. Bisognerà gestirlo bene. Non entro in merito poi a quelle che sono le vicende, scavo dei canali, eccetera. Noi abbiamo una posizione molto chiara, molto chiara. Le grandi navi da crociera devono stare fuori della laguna, fuori assolutamente della laguna. Possono entrare a Venezia le piccole navi, possiamo avere un'alternativa di crocieristica di alto livello. Io ero bambina e vedevo queste navi piccole, ma a me sembravano grandi. Voi immaginate una bambina che passa per le cali di Venezia e vedevo queste navi che effettivamente avranno avuto 200-300 persone, 400 persone. Quindi la crocieristica di alto livello è sempre gestita a Venezia, c'è sempre stata, ma chiaramente è molto diverso dalle enormi navi che si stanno costruendo sempre di più e dal concetto assurdo, inconcepibile, che è la città che si deve adattare a questi mostri galleggianti. È proprio il paradosso che noi non possiamo accettare assolutamente. E quindi la scelta della politica per noi è assolutamente determinante. Indietro non si tornerà. Già ai primi anni del Novecento la scelta di realizzare Porto Marghera in un luogo che non era assolutamente compatibile e di scavare poi il canale dei petroli ha cambiato sostanzialmente tutto il panorama e la condizione, devastando di fatto già un equilibrio che era molto fragile. Ma adesso noi non possiamo permettere che questo avvenga anche con il nostro favore. Quindi per noi sul territorio la battaglia è una battaglia importante. E io sono certa che la sensibilità dei cittadini residenti, ma anche di tantissime altre realtà, abbia condivida la nostra idea e la nostra visione. Oggi io ero ad un incontro con i rappresentanti regionali della Confcommercio. Confcommercio, voi sapete, è una realtà importante, riunisce piccole aziende, i negozi, le botteghe storiche, eccetera, eccetera. Finalmente li ho sentiti dire, questo modello economico nelle città d'arte, nelle città storiche, non funziona. E finalmente hanno cominciato a prendere posizione. Ed è importante questo, è importantissimo, perché non possiamo fare tutte le battaglie da soli. Se non c'è la consapevolezza nei cittadini, tutti, veramente non riusciremo a fare barriera. Ma io sono molto fiduciosa e quindi noi continueremo il nostro lavoro a tutti i livelli, dall'ente locale alla regione e al nazionale, portando avanti le nostre istanze. Perfetto, sei arrivata precisa. Io dei relatori come voi non li ho mai avuti, devo dire la verità. Nei tempi nessuno sforato. E, ritornando a quello che dicevi all'inizio, Orietta, quella mozione che avete preparato con i consiglieri regionali, se ce la potessi passare anche a noi, e io la farei valutare anche ai nostri consiglieri comunali qua a Firenze, perché in fondo i problemi sono gli stessi. A quale ti riferivi? Alla mozione che avete fatto, hai detto all'inizio, per Venezia.
Ho sbagliato, ho capito male? Avete predisposto una mozione? No, abbiamo presentato dei testi di legge, abbiamo presentato DL e a livello locale stiamo presentando delle mozioni per alcuni aspetti delle criticità della città e dei servizi che ci saranno. Ma comunque senz'altro ti passo tutto, noi condividiamo tutto molto volentieri. Magari ovviamente Venezia ha una conformazione geografica che è unica al mondo, ma però per alcuni aspetti magari potremmo avere delle cose in comune. Sì, sì, mi permetto solo di aggiungere sulla residenzialità e sulle affittanze turistiche, io credo che si debba avere una visione complessiva, ecco, questo è importante, quindi mi permetterò di passarti questo disegno di legge e quindi di condividerlo con voi. E stasera sia tu che Michela Montevecchi ci avete veramente aperto gli orizzonti e le speranze, perché questi disegni di legge che ci avete annunciato sono fondamentali e li aspettiamo da anni. Per questo vi ringraziamo ancora e appena li avete veramente divulghiamoli ai vostri utenti, perché questi indirizzi nazionali sono importantissimi. Io vi ringrazio ancora per i vostri interventi, come diceva anche Maria Rita Signorini, sta avvenendo un webinar fantastico e per fortuna lo abbiamo registrato. E quindi niente, adesso passerei la parola all'architetto Emanuele Masiello. Prego Emanuele. Grazie Silvia. Dunque, io mi ricollegherei per iniziare a quello che ha detto poc'anzi Orietta Vanin in merito alla scomparsa di affreschi, di dipinti nella città di Castelfranco Veneto, perché mi è capitato di visitare Castelfranco Veneto di recente e di osservare questo fenomeno, che tra l'altro è un fenomeno che si registra anche a Firenze e in Toscana in generale, cioè la scomparsa di questi dipinti o tabernacoli. Il problema sarebbe facilmente rimediabile con una semplice modifica al codice dei beni culturali e paesaggistici, che purtroppo, come è stato evidenziato da più tempo e da vari settori, presenta questo baco, per così dire, questo vuoto, per cui non tutela in automatico, come invece tutela le strade, le piazze, per certi aspetti anche i contesti d'insieme sono già appunto previsti nell'ambito della tutela del codice dei beni culturali, non tutela invece gli affreschi. Quindi riterrei, come dire, molto utile, molto proficuo per tutta l'Italia che si intervenisse, che i politici intervenissero per porre rimedio a questo vacuum che permane da molto tempo. Ciò detto, farei una considerazione di ordine generale che in parte coincide con le cose che sono state dette da altri relatori. La Toscana, visto che il convegno è incentrato sulle città d'arte in Toscana, la Toscana, ma in generale l'Italia, è un paese di città d'arte. Quindi non è che noi possiamo fare delle distinzioni, delle differenze tra città d'arte e città non d'arte. Primo perché non sappiamo cosa sia l'arte, se non nella misura in cui, come dire, ne diamo la definizione critica. Quindi assolutamente questa locuzione è inappropriata sul piano scientifico. E poi perché, come è stato acclarato, dimostrato nel corso dei decenni, dagli anni 60 in poi, l'Italia è tutta insieme una città d'arte. Si dice, è stato detto da Paolucci, da quelli prima di lui, da tanti altri studiosi, che l'Italia è un museo diffuso. Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che quando noi ci poniamo il problema di come tutelare, di come affrontare le grandi questioni che assillano le cosiddette città d'arte, nella sostanza noi dobbiamo pensare a tutte le città, perché tutte le città sono città d'arte, bene o male, ripeto, in misura più o meno maggiore. Per la Toscana è stato già detto, credo,
in apertura di questo convegno da parte di Irene Galletti, è stato citato che so, Pisa, Volterra, Siena, cioè sono tutte non c'è una città che non sia d'arte. Allora, se noi partiamo da questo assunto, da questo presupposto che tutte le città, bene o male, sono città d'arte in Italia per via della storia di ciò che è accaduto nel corso dei secoli su questo territorio, su questa penisola, per molti aspetti martoriata, allora dobbiamo anche porci il problema di come si interviene in queste città. E la risposta, come dire, che nasce spontanea, è che noi si dovrebbe intervenire nelle città d'arte, ovvero in tutte le città d'Italia, favorendo, per così dire, il benessere, ora uso delle parole forse non, che non fanno parte del lessico specifico del mondo dell'urbanistica e della tutela del patrimonio, cercando di favorire il più possibile il benessere, la prosperità degli abitanti, perché così facendo in automatico potremmo anche agevolare, per così dire, la soluzione dei problemi che sono connessi all'eccessivo turismo. Ciò detto, diciamo, io farei quest'altra considerazione. Da quando si è manifestato questo virus, questo Covid, eccetera, le preoccupazioni legate a questo incremento esponenziale del turismo sono venute meno, perché il turismo è calato. Abbiamo detto prima, abbiamo ascoltato prima, le città, per così dire, d'arte, tra virgolette, si sono svuotate, quindi non c'è più turisti. Allora tutti quelli che fino a qualche mese fa paventavano questa crescita esponenziale del turismo si sono trovati in difficoltà, perché con questo decremento turistico che è avvenuto a causa di questo Covid si è scoperto che sono sorti altri problemi, cioè che la soluzione non è quella di ridurre il turismo, tanto più se si pensa che l'Italia dagli anni 60, 70, 80 aveva un primato del turismo a livello mondiale che è andato sempre più scemando, sempre più calando. Quindi se noi riduciamo il turismo non facciamo altro che danneggiare l'economia. Questo credo sia abbastanza sotto gli occhi di tutti, e quindi il problema che noi dobbiamo porci è come riusciamo a gestire un turismo che dobbiamo cercare di far tornare a riprendere, che dobbiamo cercare di far tornare a crescere, come riusciamo a gestirlo e a contemperarlo con quelle che sono le esigenze, appunto, dei cittadini, eccetera. Quindi si ritorna un po' a quello che è stato detto all'inizio: se noi riusciamo a, come dire, a pensare, a porre al centro della nostra azione di politici, di amministratori, di cittadini, di gente normale, l'aspirazione, la ricerca del benessere delle persone, riusciamo anche ad affrontare efficacemente, io credo, o sperabilmente, diciamo, il problema del turismo. Un problema che è stato toccato da precedenti relatori e che io considero importante, la cui soluzione, considero importante, è quello della mancanza di rapporto che esiste in Italia per effetto di leggi che sono state fatte, diciamo, nei decenni precedenti, anche a livello di rango molto elevato, quindi mi riferisco alle modifiche costituzionali, eccetera, alle divergenze di competenze che si sono create nel settore di gestione e di amministrazione delle città. Cioè alcune competenze, come immagino molti sappiano, sono rimaste allo Stato, per esempio quelle dei beni culturali, per la tutela, mentre la valorizzazione è stata assegnata un po' allo Stato, un po' anche agli enti territoriali, e mi riferisco alle regioni, mentre l'urbanistica, con la riforma che fu fatta a favore delle regioni, e anche il paesaggio, è stato assegnato alle regioni.
Questo secondo me è stato una iattura, ha segnato una iattura enorme per la storia di questo paese e per tutti i processi di degrado, di degradazione e di danneggiamento del territorio, del paesaggio, che è una delle, come dire, delle tragedie che questo paese ha vissuto negli ultimi decenni. Quindi, se non si pone mano, io mi sono fatto questo convincimento, alla ricomposizione di queste competenze tra Stato e enti territoriali, sarà molto difficile, come dire, sperare di riuscire a risolvere le questioni di cui stasera stiamo parlando, cioè quelle legate alle città d'arte. Dunque, non mi voglio dilungare più di tanto. Io, da questo punto di vista, penserei di avviarmi, come dire, a concludere questo mio breve intervento, dichiarandomi disponibile poi per altri confronti, per domande, eccetera, ipotizzando quello che potrebbe essere un contributo fattivo alla soluzione, alla contingenza che noi abbiamo di fronte, cioè di fronte a questo problema. Quindi noi abbiamo il problema di incrementare il turismo, perché abbiamo perso posizione a livello internazionale e perché sappiamo che in altre città, che sono, pensiamo a Parigi, il Louvre c'ha milioni di visitatori, quindi non possiamo, come dire, fasciarci il capo rispetto ai visitatori che hanno gli Uffizi, eccetera, se no si cade del provincialismo e non possiamo, come dire, avere, come dire, le aspirazioni anche a confrontarsi con dei trend che comunque per l'economia bisogna cercare di rendere favorevoli. Quindi come dire, proporre concretamente qualche idea che magari possa essere discussa, possa far riflettere in questo momento in cui parrebbe appunto che siano stati assegnati, come dire, tanti fondi dalla Comunità Europea e che uno dei problemi delle teste d'uovo in Italia sia quello di, come dire, di pensare a come a come predisporre dei progetti per investire questi denari. Io mi permetto di lanciare un'idea che a mio giudizio potrebbe essere positiva per i cittadini italiani e contestualmente, diciamo, per le città d'arte, quindi per tutto il territorio nazionale, è quello di studiare, di predisporre, di elaborare un grande piano straordinario di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi pubblici e di uso pubblico. Perché questo? Perché l'Italia, come dire, al di là della retorica che si fa delle bellezze, del patrimonio culturale, questo lo posso dire perché io lavoro da decenni in questo settore, è molta retorica quella che si fa intorno a questi concetti. L'Italia sostanzialmente è stata disastrata negli ultimi decenni sotto il profilo paesaggistico, dell'assetto territoriale, proprio perché sono mancate quelle sinergie tra i vari livelli amministrativi della Repubblica, quindi lo Stato, le regioni, i comuni, eccetera, e quindi si è verificato, si è riscontrato questi guasti, diciamo, la creazione di guasti nell'assetto del territorio che a mio giudizio sono permanenti e questi restano lì come qualcosa che reclama di essere risistemata al di là, come dire, del Covid o non Covid. Quindi noi dovremmo cercare di sforzarci, di proiettarci in avanti, possibilmente, come dire, in maniera diversa da come siamo giunti al momento in cui ci è caduto sulla testa questa emergenza sanitaria. Non so se io ho già consumato il mio tempo, se mi posso ancora... Posso ancora... No. Quanti minuti ho, Silvia? No, non ti sento. Ah, c'ho ancora 7 minuti? Ecco, poi rispetto... 2 minuti. Ah, no, allora sì.
No, poi, no, quindi allora potrei anche fermarmi, magari riservo altro tempo a qualcuno che vorrà fare qualche domanda, vorrà fare qualche intervento. Quindi ringrazio per ora per l'ascolto e anche tutti i relatori che ho ascoltato io stesso con molto piacere, con molto senso dell'apprendimento. Sì, ti ringrazio. Volevo anche inviare una domanda che è arrivata per Michela Montevecchi e ora cerco di mandartela perché mi è stata mandata privatamente. Allora, vediamo un po'. Scusate, oppure ve la leggo, si fa prima. Andrea Mazzei di Buti in Toscana chiede a Michela Montevecchi, credo, notizie sulla biblioteca universitaria Pisana, Palazzo La Sapienza, di cui ricorda che la senatrice Montevecchi visitò 8 anni fa, ma che poi la situazione non si è risolta del tutto. Noi ovviamente ci stiamo occupando di biblioteche da un bel po' di settimane, quindi Michela saprà sicuramente cosa rispondere. Prego, Michela. Allora, se io venni a si sente l'audio? Ah sì. Allora, io mi recai a Pisa a fare un sopralluogo a quella biblioteca. Fu uno dei primi sopralluoghi, eravamo insediati in Parlamento da davvero da poco tempo. E dopodiché io però devo dire che ho seguito un po' nel corso degli anni le vicende, poi però la situazione, diciamo, era un po' passata in mano a una collega toscana che poi non è più rimasta nel movimento, sono state varie vicissitudini, per cui io ho un po' perso le tracce degli ultimi aggiornamenti e so che purtroppo da un punto di vista strutturale della collocazione dei volumi permanevano dei problemi, però devo ammettere che non ho notizie molto recenti su questa cosa, ma questa domanda però, evidentemente è un segnale che devo riprendere un po' in mano questa situazione, devo ricominciare ad avere aggiornamenti e quindi sarà mia cura riprendere un po' il filo della questione che avevo un po' lasciato, perché poi non essendo toscana e avendo colleghi in Parlamento toscani, diciamo, che erano anche interessati alla cosa, avevo anche un po', lasciato la questione, avevo continuato a seguire più da vicino la questione del castello di San Mezzano e della badia di Settimo San Salvatore con l'affare assegnato. Permettimi, Silvia, solo di dire una cosa: io ringrazio tantissimo l'architetto Masiello per il suo intervento e lo ringrazio in particolar modo per aver citato l'esigenza di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, perché io questa cosa la vado ripetendo un po' in modo anche da ossessivo compulsivo da un po' di tempo nel corso dei miei interventi e lo metto, diciamo, tra le richieste ogni qualvolta abbiamo l'opportunità di esprimere un parere in commissione o di presentare un ordine del giorno o comunque di ricordare al governo della necessità di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, e aggiungerei anche della necessità di completare il piano anche della fruizione del nostro patrimonio, perché ancora comunque non abbiamo completato tutta questa operazione anche di fornitura delle strumenti, delle attrezzature atte a far sì che i luoghi della cultura siano sempre più e sempre meglio anche visitati da chi ha dei bisogni speciali o delle disabilità temporanee o permanenti. E tutto questo anche in un'ottica di una migliore fruizione, di essere comunque sempre al passo, perché l'Italia comunque anche nel periodo del Covid è stata una delle mete più, diciamo, virtualmente visitate da coloro che comunque si trovavano nella nostra stessa situazione nel periodo di lockdown. Mi pare che siano stati comunque 300 milioni le persone che si sono, connesse virtualmente e hanno usufruito virtualmente anche del nostro patrimonio. E quindi, insomma,
una cifra molto alta, quindi è giusto anche ricordare questa necessità. E voglio concludere con questo aspetto che mi ero dimenticata, perché è una bella cosa anche fatta dal movimento. Siamo riusciti con un emendamento nella legge di bilancio a far approvare anche un piano per una mappatura organica dei luoghi abbandonati e anche delle aree industriali in cui insistono manufatti architettonici di pregio. Questo ritengo sia molto importante anche in un'ottica di valorizzazione di tutto il nostro esteso patrimonio, laddove vogliamo pensare appunto di recuperare quel museo diffuso di cui parlava Paolucci, che ci ha ricordato l'architetto, e anche in un'ottica di un alleggerimento, diciamo, delle città d'arte. Premesso che sono d'accordo con l'architetto quando dice che tutte le città sono d'arte, allora diciamo un alleggerimento dei grandi poli attrattori, che però non sono equipaggiati da un punto di vista della sostenibilità, e qui rientra anche il discorso del benessere della cittadinanza. Perché quando noi parliamo di gestione del turismo dobbiamo anche, come dire, ricordarci di questo aspetto. Quindi nell'ottica anche di un alleggerimento, che non vuol dire chiudersi e rinunciare ai flussi turistici, ma vuol dire rendere il tutto più sostenibile e più vivibile anche dalla popolazione e dal turista stesso. Perché poi, tempo fa, mi ricordo che di fronte all'immagine della scalinata della Reggia di Caserta invasa dai turisti, ci si chiese: ma qual è anche la qualità dell'esperienza di chi viene a visitare l'Italia e il nostro patrimonio? Ecco, quindi anche una mappatura organica di questi luoghi e un loro recupero va nella direzione comunque del recupero di un tessuto culturale, ma anche sociale, ma anche economico. E quindi di quel rilancio, di quella valorizzazione che oggi più che mai poi è anche necessaria per il momento che stiamo vivendo, e va, come dire, direzionata nel solco di un nuovo paradigma economico. Sicuramente mi fa piacere aver ascoltato le parole della collega Orietta Vanin in merito appunto all'incontro che ha avuto con Commercio oggi, e anche a questa presa di coscienza che insomma il paradigma vada rivisto, assolutamente, vada ricalibrato, assolutamente. Sì, concordo, l'interesse è di tutti e deve partire anche dal territorio, dalle associazioni di categoria, perché non possiamo fare tutto da soli come forza politica. Per quanto riguarda le biblioteche, poi concludiamo qui il webinar, volevo appunto avvisare un po' tutti che insieme a Irene Galletti e anche al parlamentare del Movimento 5 Stelle Marco Bella ci siamo occupati in modo approfondito di questo problema. Abbiamo sollevato anche la necessità di riaprire le biblioteche, perché non si capisce per quale motivo debbano continuare ad essere chiuse le biblioteche, quando ormai tutti maneggiamo il denaro contante, si può andare al ristorante, si può frequentare i locali, ma non le biblioteche e gli archivi. Questo è un problema grosso che deve essere risolto, perché se vogliamo incentivare e promuovere la ricerca scientifica, le biblioteche e gli archivi sono fondamentali. E per questo ringrazio anche le senatrici Montevecchi e Vanin, che hanno acchiappato immediatamente il nostro appello, tant'è che verranno presto a Firenze a capire la situazione com'è. E per questo io non ho che da ringraziarle per la loro sensibilità. Per quanto riguarda poi la conclusione del webinar, direi che ormai l'orario volge alla cena. Irene Galletti ha dei problemi di connessione, per cui mi chiede di chiudere a me e vi saluta tutti, oltre a ringraziarvi. Io sono molto contenta dei vostri interventi, degli spunti che ci avete dato e delle notizie
in anteprima che ci avete appunto detto stasera. Quindi io veramente vi aspetto a Firenze, voi senatrici, e anche questa collaborazione con i colleghi del comune di Venezia, sarà proficua e potremmo anche allargarla a tutte le città dove abbiamo una presenza del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. E quindi niente, se verranno altre domande fatemele avere, che comunque io poi le farò recapitare a chi di dovere e per darvi la risposta. Vi saluto tutti e grazie. Scusate, scusami, posso aggiungere solo una cosa? Volevo ringraziare intanto Masiello, che noi abbiamo premiato col premio Umberto Zanotti Bianco per la tutela che riesce a fare come funzionario di soprintendenza sul castello di San Mezzano, dove Montevecchi è molto impegnata da anni. Sulle gualchiere di Remole lo ringrazio in particolare perché questo opificio industriale che ha reso Firenze famosissima durante il Medioevo, perché c'è una bibliografia sterminata su che cosa erano le gualchiere di Remole, primo opificio industriale dell'Europa, dove si gualcavano i panni. Ecco, questo progetto che noi stiamo seguendo da una quindicina d'anni, adesso non si capisce che cosa stanno facendo il comune di Bagnarripoli e il comune di Firenze, perché stanno analizzando l'ennesimo progetto ma non fanno partecipi la popolazione, soprattutto le associazioni culturali come la nostra, che da sempre se ne sono occupate. Metterei un focus proprio della nostra webinar anche su questa questione del complesso delle gualchiere di Remole, che ha una importanza capitale non solo a Firenze ma in Europa. Grazie a tutti e buona serata. Grazie per averlo ricordato. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti, un saluto carissimo. Grazie, a presto, grazie. A tutti, grazie. A presto. Ciao.